Abbiamo giocato Ma manco la parte da cominciare. Che ci ricuore, perché poi se mi manca la voce non ci arriva. Anche questo è vero. Pensate a uno dei gesti più tradizionali del calcio. Il rigore. Un calciatore per tirare dagli 11 metri ha bisogno di coordinazione, concentrazione, ma tanto, tanto coraggio. Forse la vera essenza di questo sport sta tutta qui. Forse il calcio è come un rigore. Lo segni. Lo sbagli. Ma se hai coraggio, lo tiri lo stesso. Calcolo itinerario. Inserire destinazione. Avvio itinerario per città di Catania. Questo non risponde. Vodafone. Meno male che mi ha detto chiamami. Pronto? Attilio, buongiorno, sono Giuseppe Caccavallo. Caccavallo, ma chi sei? Andiamo fu scema, Attilio. Ma io sono al sole, tranquillo. Dove stai? Ci dà un modello o no? Ma sì, ma io sono al sole, tranquillo, tu dobbiamo fare sta cosa, a me non mi va, dai, ma poi io non, ormai sono un giornalista altro. Ma mi devi far perdere un po' di tempo, allora ti, andiamo a vedere. Beh, cioè, io non ho mai... Allora, già sto aspettando da mezz'ora, Io non ho mai visto Maradona aspettare Ciro Ferrara, cioè, ma ti sembra possibile? Allora io sono Ciro Ferrara, va bene, ok. Allora, sei Ciro Ferrara. Allora, io sono Ciro Ferrara, allora facciamo un'intervista, dai, va bene, ok. Arrivo. No, andiamo a fare intervista, ti dai. Va bene. Ti aspetto, sono qua, dai. Ciao. Ok, dai, arrivo, ciao. E andiamo a fare intervista. Buongiorno Ciro! Ehi Diego, come stai? Bene, dai, sale cantando. Andiamo a fare questa chiacchierata. Questo è l'ombelico del mondo. L'ombelico del mondo. Impostare la prima domanda. Caro Giuseppe, buongiorno, come stai? Buongiorno a te, bene, grazie. Bene. Giuseppe Caccavallo, sei arrivato a Catania, hai trovato sole, mare, montagna, uguale a Napoli. Ho trovato Napoli, direi. E questo mi fa piacere perché per me che sono del sud è tanta roba, dai. Senti,
ti ha convinto subito lo Monaco? Sì, diciamo che già da un annetto e mezzo che mi cercava, però per tanti motivi non sono venuto prima a Catania, però adesso non c'è voluto niente, anche con il direttore Argurio qualche mese fa che mi ha ricontattato, io sentivo l'esigenza di cambiare aria per avere stimoli nuovi e quindi diciamo non ho pensato a altre voci, non ho pensato a altre squadre che mi contattavano perché il mio desiderio era stato di venire a Catania. Un pochettino nella vita, come sei un ragazzo tranquillo, invece sei uno sempre molto istintivo, perché per esempio sul campo sei uno che può inventare qualsiasi cosa. Sì, no, hai detto bene, sono uno molto istintivo. Dove le regole non è... Ricalcolo itinerario per la prossima domanda. Ecco, chi è Giuseppe Caccavallo? Dai, dammi una mini presentazione di te stesso. È difficile parlare di se stessi. Un ragazzo che viene dalla strada, quindi so cosa significa soffrire, so cosa significa avere dei sacrifici, no? Sono fatto così, sono uno a questa buona, quindi pane vino al vino. Bravo, pane vino al vino. Questo è l'ombelico del mondo, è qui che nasce l'energia. Quanto è difficile Napoli come città per un ragazzo? Sì, è difficile, però dai, diciamo che ci sono i pro e i contro. Io sono andato via di casa a 12 anni, quindi ero abbastanza sveglio. E se non da solo, poi se non sei sveglio... ti mettono in mezzo, è dura, possono andare a vivere da Lecce da solo, fate tutte le giornate là. E quindi la vita di Napoli è dura come tutti i quartieri, quelli belli tosti che ci sono a Napoli. Sono cresciuto tra Pianura e Rione Raiano, due quartieri belli tosti. E diciamo che se non andavo via era dura. Quindi sono stato fortunato ad andare via molto piccolo e quindi ho fatto crescere in fretta questo. Chi ha detto guarda, Giuseppe ha qualcosa che non hanno via, ha qualcosa in più? Guarda, ti dico la verità, io da ragazzino mi divertivo a giocare per strada, sì. Però poi come tutti i ragazzini... La porta come si faceva? Sempre con le pietre, sì, con i zainetti, quando scappai da scuola, certo. Quando andavo a giocare a calcio, no? Però ero affascinato da tante cose, perché mi piaceva fare tanti sport, mi piaceva andare sullo skate, con i pattini, mi piaceva ballare, mi piaceva fare karate, box, mi piaceva fare un po' tutto. Il calcio, giocavo sempre a calcio la mattina e la sera, però lo mettevo in ultimo piano perché non facevo scuola calcio. Io ho cominciato a fare scuola calcio all'età di 12 anni, proprio prima di andare via. Okay. Sì, tardi perché la mia famiglia non se lo poteva permettere di pagarmi la scuola calcio. Avevo mia madre, mio padre poi l'ho perso che avevo 12 anni, proprio per questo. Ho cominciato a giocare a calcio proprio perché avevo perso mio padre. Il sogno suo era che io diventassi calciatore. E quindi diciamo è stato questo sfogo. Mia madre poi mi ha messo nella scuola calcio con l'aiuto di mio zio e ho avuto la fortuna in pochi mesi di andare via, cioè diciamo mi ha visto Corbino giocare e mi ha portato lì a Lecce e quindi diciamo dalla sfortuna ho avuto la fortuna subito di lasciare Napoli per avere quell'avventura, sì. Mi permetto, però dimmi poi se vuoi toccare l'argomento, ma quanto ti è mancato tuo papà poi, da quando avevi 12 anni, la figura di tuo papà, oppure no, brava no. Mamma a non farti sentire... No, è stata brava mamma, mamma ha fatto anche da papà, anche quando mio padre c'era, quindi
ti manca, perché giustamente il padre è una figura paterna, ti manca sempre e mancherà sempre per tutta la vita. Però mancava soprattutto all'inizio, quando sai, vai a giocare fuori, certo, vai a vivere fuori da solo, no? E vedere tutti gli altri ragazzini che i papà sono lì, li accompagnano a campo, gli fanno la doccia, stanno vicino, questa è la figura che mi mancava. Anche perché, anche per questo, i primi 3 anni a Lecce sono stati duri, litigavo con tutti, litigavo veramente con tutti, fino a quando poi Lecce mi voleva cacciare, però poi mi ha cresciuto un altro padre, diciamo, Don Damiano, che era il nostro tutore, un prete, sì. Mi ha fatto da figura paterna, quindi in questo lo ringrazio molto. Io diciamo che ancora oggi, a distanza di anni, ho un grandissimo rapporto con questo tutore, con Don Damiano, che poi è stato il prete che mi ha sposato pure a Napoli. È impossibile non notare i tatuaggi, perché sì, sei un uomo molto tatuato da questo punto di vista. Cosa rappresenta il tatuaggio? Guarda, è nato per caso oppure no? Per me c'è sempre anche quella favola dimmi se è vero, non si fanno mai pari ma si fanno sempre dispari. Sì, questo è vero, questo, però io non mi ricordo quanti tatuaggi ho, figurati. Non li hai mai contati? No, li contavo, ma ho perso il conto, ma c'erano una sessantina, tanti adesso, non ricordo. Però diciamo che ogni tatuaggio per me ha un significato, quindi... Quello più importante qual è? La scritta di mio padre, è stato il mio primo tatuaggio che ho sul braccio, okay. E poi ce ne sono tanti importanti, i miei figli, però diciamo che quello più importante è che è stato proprio il primo tatuaggio, è stata la scritta del nome di mio padre. Quanti figli hai? Uno? Tre. Tre? Tre, sì. Il primo quando è nato? Quanti anni aveva? 8 anni fa, e c'avevo 22 anni. 22 anni, quindi giovanissimo. Sì. Che emozione è stata? L'hai preso in braccio e che cosa hai detto? Sì, guarda, è stata... poi lo volevo fortemente perché... Perché io volevo un figlio giovane, perché volevo dare a lui quello che purtroppo mio padre non ha dato a me. E quindi ne avevo bisogno, è stata un'emozione pazzesca. Ho assistito al parto di mia moglie, poi è stata una comicità là dentro, in sala parto. Cioè, un camice mi ha mandato da una benda, io pensavo di metterla in testa, invece andava messa sulla bocca. Ho fatto un burdello, l'avevo fatto. Quindi quando sono entrato là dentro, che stava mia moglie, che doveva partorire, tutti i dottori si sono messi a ridere. E ci trovi? Figura di merda, no? Però è stata la comicità pure là dentro, capito? Ho fatto tutto quello che non si doveva fare. Ti sei commosso? Sì, tanto, pianto tantissimo, perché poi l'ho preso in braccio, l'ho lavato. Come si chiama? Roberto, come mio papà. Ma si nasce veramente col mito di Maradona a Napoli? Sì, ce l'ho tatuato pure. Ce l'hai tatuato? Ce l'ho tatuato, sì. Ma cosa? La testa? No, ce l'ho proprio lui col numero 10. Diego, sì. Genio e sregolatezza, tutto il contrario di tutto. Si ama Maradona, ama Messi o viceversa? O non si paragona? Ama Messi. Si paragonano perché sono due epoche diverse. Ma ancora a Napoli si sente. Si parla sempre di Maradona. E si parla di Maradona e degli argentini. E degli argentini. E quindi il fascino di venire a Catania è sapere che qua è terra di argentini. E questo è vero. E io mi sento, non italiano, mi sento argentino. E quindi è quella la cosa. Come tutti i napoletani che dicono, ma gli italiani no, si sentono tutti argentini, il tifone per l'argentino. Dovrebbero di fare Italia, eh. Italia. Però è così, Si sente. Abbiamo un'asse bella napoletana, sì. Tu l'odi, già questa è abbastanza interessante. Sì, no, ma quello che dicevo a Lodi l'altro giorno, appena l'ho conosciuto, giocare con un giocatore così, non ci ho mai giocato, dai. Un giocatore che ti mette la palla dove vuole, ti manda in porta, è di un'altra categoria. Sei sul percorso più veloce per l'intervista. Passioni, hobby. Mi piace la danza, mi piace il ballo proprio. Ma la cosa, latinoamericano? Latinoamericano, sì, poi mi piace la bachata, la salsa, mi piace il reggaeton. E ma poi lo balli proprio? Sì, okay. Mi piace, dai, non sono tutto questo granché, però mi piace.
senti, ma sei uno che mangia tanto? Ti piace la cucina napoletana, quella del sud, il piatto preferito? Sì, no, mi piace il pesce, mangio pesce. Sì, poi ho imparato a mangiare la cucina giapponese, mi fa impazzire. Mi fa impazzire. Pesce crudo. Sì, pesce crudo mi fa impazzire. Ma sei stato in Giappone? Sei uno che ama viaggiare? Mi piace viaggiare, però in Giappone sono anni che ci voglio andare, ma ci devo andare solo con mia moglie, con tre bambine, dove vado? Sei giunto alla fine dell'intervista. Sì. Ma se in futuro ti dicono, papà, io voglio fare il calciatore. Ma loro si devono divertire, guarda, io non mi piace costringere un figlio oppure di fare una cosa che è obbligata. Certo. Se vogliono giocare a calcio, giocano a calcio, se vogliono fare un'altra cosa, fanno un'altra cosa. Giuseppe Caccavallo, grazie. Grazie a te. Grazie a voi. Noi siamo poi pronti per continuare le nostre interviste. Grazie a Giuseppe Caccavallo e in bocca al lupo soprattutto per questa grande stagione. Credi in lupo e forza Catania, sempre. Lasciamo i nostri Diego e Ciro al loro viaggio e noi andiamo a lezione di lingua catanese con Gino e Luciano. Dobbiamo fare una lezione di siciliano. Cosa sono queste cose? Ciliegie, no. Perciò questo coroso se nuova sotto la chiave della marina. Ciliegie non ci dice, non c'è uno niente. Cirasa. Bravo, cirasa, bravissimo, cirasa. Questo. Questo. Figo di. Figo d'India. Figo d'India. Sì, ma in italiano. In siciliano. Figurinia. Ripete. Figurinia. Bravo, ci siamo. Siamo ad altissimo livello qua. In fondo gira tutto intorno a quella sfera. Passioni. Delusioni, emozioni. Tutto per merito o per colpa di un pallone che, per quanto studiato, analizzato, organizzato, trova la sua forma più affascinante nell'imprevedibilità. Perché senza quella sfera non si proverebbe nessuna soddisfazione a stare lì. Lì nel mezzo. Amici di Piacere Calcio Catania, un'altra puntata lì nel mezzo, alla scoperta delle sensazioni in mezzo al campo. Lì nel mezzo è anche un brano tratto dalla celebre canzone Una vita da mediano, e allora noi ci rivolgiamo oggi proprio ad un mediano, a Saro Bucolo, numero 17 del Catania. Buongiorno Saro. Ciao Angelo. Cosa si prova in questa zona di campo? Qui sei a casa tua. Queste sono sensazioni bellissime, stare qui in mezzo, perché è dove passa tutto. Io la definisco l'anima della partita, dove si prendono più scarpate, più si gira la palla. Questa è una zona molto importante. È una zona molto importante, ma possiamo dire anche la zona più faticosa del campo questa? Sicuramente, dove macini più chilometri, devi dare equilibrio, devi dare spessore, diciamo così. Questa è una zona molto particolare, se il centrocampo non gira difficilmente vinci la partita. Ti capita più spesso di correre verso la tua porta o di correre ad accompagnare l'azione offensiva? Questa è una bella domanda.
se giochi nella metà campo avversaria è sicuramente tutto più facile, vuol dire che accorci in avanti. Se stai scappando all'indietro vuol dire che c'è qualcosa che non va. Perciò questa è una domanda molto importante, perché in base alla partita ti devi regolare. Se ci sono squadre che ti portano il baricentro un po' più basso, vuol dire che c'è qualcosa che non va, perciò bisogna alzare, perché bisogna tenere gli avversari fuori dalla nostra area. Tu sei a contatto con tutti i tuoi compagni occupando proprio il centro del campo, quindi sei anche quello che li deve aiutare di più in qualsiasi circostanza di gioco. Sì, bisogna raddoppiare, se c'è bisogno di fare 10 corse in più ne devi fare 11. Ripeto Angelo, questo è secondo me il fulcro di una partita, diciamo l'anima di una partita. Ti porto alla scoperta di Saro Bucolo, vuoi venire? Sì, sì, vengo volentieri. Andiamo alla scoperta di Saro Bucolo. Non è che ci stiamo allontanando dal centro del campo, non ti preoccupare, stiamo andando verso la linea laterale, ma non è che ti voglio portare fuori dal campo e quindi sostenere che il tuo posto sia fuori dal campo. Però ti voglio fare scoprire una cosa, perché davvero c'è Saro Bucolo dove ti porta, c'è la tua natura di combattente, c'è l'origine del tuo soprannome. Io ti ho riconosciuto in quanto Pietra Lavica e tocca a te spiegarci perché Pietra Lavica è il tuo soprannome. Sono orgoglioso che mi hai dato questo soprannome, perché la pietra rappresenta le nostre origini, la nostra città, l'Etna, e per questo sono felice che mi hai dato questo soprannome. Dà anche gli stessi colori della tua barba poi. Sì, scura, folta e resistente. Da Pietra Lavica, cosa si prova ad indossare la maglia del Catania secco? Un'emozione incredibile. Io quando entro in campo sento proprio il cuore battere, è lì che devo cercare di pensare alla partita e concentrarmi su quello che devo fare, perché non è facile da catanese. Un allenamento mediamente ogni giorno dura 2 ore. Quanto queste 2 ore poi incidono dal punto di vista della mentalità, del carattere? Tantissimo, tantissimo, perché se non ti alleni bene lo riporti in partita. L'aspetto mentale è fondamentale, devi stare concentrato quelle 2 ore, perché noi facciamo fondamentalmente 2 ore. È lì che fai la differenza, se ti alleni bene fai la differenza. Parliamo del pre-gara, parliamo di Pullman. Parliamo dell'atmosfera in Pullman, parliamo di quello che si sente prima della partita e dopo. Partiamo proprio dalla fase più facile, prima della partita. C'è un bel silenzio, un silenzio positivo, non di paura ma un silenzio di concentrazione. E poi io sto tratto di strada, ti giuro, mi ripassa tutto in mente quando ero ragazzino, rivivo i posti dove magari sono andato con gli amici, quando vado verso lo stadio. Questa è una cosa che mi dà tanta emozione, perché vuol dire che ho lavorato tanto e adesso sto raccogliendo i frutti del mio lavoro. Me lo godo, va, diciamo così, me lo godo. Poi arrivo allo stadio, è tutta un'atmosfera bellissima, si respira un'aria ancora da Serie A, diciamo così. Quest'anno sto respirando un'aria molto ma molto positiva. Quanto è importante invece riuscire a lasciarsi alle spalle gli ostacoli secondo dopo secondo giocando al calcio? Gli ostacoli ci sono sempre, nel calcio sono, possiamo dire, ogni 10 secondi ci sono ostacoli, perché soprattutto là in mezzo è dove c'è più densità, perciò bisogna essere rapidi, veloci per andare subito in avanti, per andare a fare gol. Adesso ti metto in difficoltà. A chi ruberesti il calcio, il tiro in porta? Il tiro in porta a Di Grazia Mazzarani, perché c'hanno un calcio pulito. Vabbè, Ciccio più da fermo, secondo me.
C'hanno un calcio pulito, un calcio secco. Di Grazia calcia molto bene anche al volo, in movimento, ha fatto gol destra e sinistra. Mazzarani non lo scopo certo io, ma nei suoi anni ha fatto gol veramente belli. Eppure ancora la sensazione del primo gol è stata, in realtà l'avevi pure fatto, ma eri in fuorigioco. Non so se ancora oggi ero in fuorigioco, però questa regola ancora non l'ho capita benissimo, perché altre partite l'hanno fischiata, altre partite no, diciamo così. Però secondo me ci spero con tutto il cuore, perché sarebbe una cosa importante per me, però non è quello il mio pensiero fisso. Il mio pensiero fisso è dare il mio contributo ai miei compagni, alla squadra, al mister, alla società, a tutti i tifosi, perché anche un minuto, 10 minuti, 90 minuti, bisogna dare sempre il massimo e bisogna dare il cuore per questa maglia. A proposito di sportività, si può essere grintosi ma leali. Tu come spiegheresti la differenza ai giovani che magari ci ascoltano? Allora, in quei momenti, Angelo, ti dico la verità, devi essere lucido, perché a me è capitato tante volte magari di fare qualche cavolata. Purtroppo il mio modo di essere, il mio modo di vivere le partite, le cose, diciamo così, mi porta sempre un po' ad esagerare. Con l'età, il ruolo? Secondo me no, secondo me lo devi avere dentro, secondo me devi averlo nel sangue. Io purtroppo certe volte ho sbagliato e ne sono consapevole, con l'età magari ne fai di meno. Prima di lasciare i nostri amici a casa che ci hanno seguito con tanta attenzione e con tanto affetto, intanto mi scuso per l'italiano, però è stato Angelo, mi ha detto che la dovevamo fare bene. Dobbiamo mi sto sforzando. Devi spiegare una cosa, abbiamo quasi finito. Devi spiegare perché ad un certo punto all'autista del pullman ti sei rivolto dicendo: cosa devo fare? Mi metto il casco, e l'ho detto in catanese. Perché l'hai fatto? Cosa era successo? Angelo, è successo che noi in tutti i viaggi col pullman magari ti sdrai un po', no? È capitato che ha frenato di botto in una curva e io pensavo, eccola qua, siamo morti. Dirtura. Perché Angelo, io ero quasi, diciamo così, stavo dormendo. Sono andato a finire sotto il sedile del mio compagno e ho detto che faccio? Lo metto il casco? Perché giustamente l'hai detto in catanese. Lo metto casco? Esatto. E l'autista dopo si è scusato. È stata un'esperienza bella, diciamo così. Salo, è stata una bellissima esperienza anche per noi raccontare il tuo Catania, raccontare Bucolo nel Catania e scoprire dentro la maglia numero 17 un uomo vero, sincero, leale. Grazie. Grazie a voi. Ed ora passiamo alla lezione numero 2. Mané in campo. Come si comporta Khalifa in campo? Khalifa, sì. Tu sei in campo e vuoi la palla perché sei libero e potresti fare un'azione. Come chiedi la palla? Come chiedi al tuo compagno la palla? Così, Mario, dammi la palla. Ma già che stai il tuo programma? Ma che ha fatto questa lezione privata? Ma com'è che ci siamo, un bare? Dammi la palla! Ci siamo. Vabbè, ma questo però è... Sì, una cosa... Sicuramente sarà stato opera o del Grazio o del Bucolo. Aspetta, e quando ti arrabbi? No! No!
Io non le puoi insegnare a nuovo. Ma sai chi ne visto? Un 10. Bravo. A posto. Figurino. Ciao, sai dove posso trovare un libro? Ciao, ma dai, non fare finta di non conoscermi, bene tu? Tutto a posto. Certo che c'è la libreria, ma nel frattempo ci facciamo una passeggiata, andiamo. Allora Mirko, come ti trovi a Catania? Perché leggendo un po' di informazioni su di te, sul web, sei nato a Fidenza, cresciuto a Parma, anche calcisticamente, vero? E poi sei arrivato a Catania l'estate scorsa, voglio sapere come ti trovi, perché Catania è una città molto calda, anche la gente. No, Catania è fantastica, mi ricorda molto Napoli, perché è molto simile, per il calore che ha la gente, anche quando vai allo stadio. Io sono stato con papà spesso allo stadio a Napoli e di conseguenza so quanto calore, mi ricorda molto quel calore, che ti trova qualcosa dentro che neanche tu ti aspetti di avere. Anche se sei qui da poco, so che hai legato con molti compagni, soprattutto con Andrea Di Grazia, Miguel, sono persone squisite, il quale condivido la mia quotidianità, di conseguenza ti affezioni a qualcuno. È vero. E con loro c'è qualcosa in più. Anche perché al di là del ritiro, poi quando avete il tempo libero, cosa fate? Andate a cena fuori? Sì, Miguel ci convolge sempre perché vuole mangiare questo sushi. Addirittura il sushi. Allora noi che facciamo? Gli diciamo di no? Lo accompagniamo. Ogni tanto lo accontentiamo noi, ogni tanto. Con tante cose buone che si mangiano a Catania, il pesce, la pizza, la pasta, il sushi. Lui. Vabbè, però è anche una moda, ormai è diventata una moda. E invece mi hai detto poco fa, mentre scambiavamo due chiacchiere, che sei qui a Catania con la tua compagna e che avete due cuccioli. Abbiamo due cuccioli di Chihuahua. Sì. Abbiamo un maschietto e una femminuccia. Come si chiamano? Uno si chiama Pepita e uno Pepo. Sono come dei figli, cari. Sono come dei bambini, perché comunque occupano il tuo spazio. È un grande impegno. È un impegno, però se ne occupa lei. Fortunatamente è molto paziente. Sì. Fanno i calciatori quando insomma hanno del tempo libero, si vogliono divertire? Dipende dalla situazione, ci sono momenti e momenti che magari preferisci, quando magari non c'è la compagna, andare a cena con i tuoi compagni di squadra, ovviamente per rafforzare di più ancora il momento e il rapporto. Anche il rapporto. Sì, se no lo passo molto volentieri con la mia compagna. Cene romantiche, esatto. Uscite. A me piace molto la cena romantica. Ci sono dei posti a cui sei affezionato di Catania, anche se sei qui da poco? Perché ti dico Citrezza, ti dico Cicastello, ti dico Taormina, che è bellissima, non so se sei stato. Sono stato a Taormina. Ti è piaciuta? È un posto molto elegante, romantico, anche romantico, e ne vale la pena andarlo a visitare. Ti piace fare shopping? Moltissimo, anche troppo. Più per te o per la tua compagna? Dimmi la verità. Ci compensiamo entrambi. 50 e 50. Sì, ci compensiamo entrambi, perché comunque lei tiene il freno a mano a me e io di conseguenza a lei. What you call me? You are ridiculous. What? Well, why don't you just pack your little suitcases and go on back? Quindi patito di abbigliamento, ma che stile? Dipende, perché io ho due stili. Ah. Mi piace casual quando esco il pomeriggio, per tutti i giorni, perché vai a campo, comunque ti alleni, una cosa molto usata. Esatto. E la sera mi piace molto l'eleganza. Amo l'eleganza, il cappottino. Anche il particolare, il dettaglio, la cura del dettaglio. Che mi faccia la differenza, diciamo così.
ritiro davanti a una libreria e prima mi hai detto di un libro, mi hai parlato di un libro, perché il ritiro non si gioca solo alla PlayStation. Esatto. Io leggo un libro, sì, che mi fa concentrare, mi aiuta la mente. Io in questo momento sto leggendo Leader di te stesso, che è un libro che ti aiuta ad automotivare. Un po' psicologia. Esatto, sì, sì, sì. Mi piace a me questa cosa, perché io sono una persona che quando guarda negli occhi un'altra persona capisco come più o meno potrebbe essere. Quindi è un po' uno studio della persona, sì, sì, no? Sì, ti guardi dentro, un po' di introspezione. Quindi secondo te nel calcio ci potrebbe stare la figura di un mental coach? Assolutamente sì, perché comunque un calciatore vive dei momenti di gioia e di tristezza e devi essere bravo quando le sconfitte costruire la tua vittoria. Io amo la pressione. Catania è una città che ti mette molta pressione e io nella pressione mi esalto, quindi mi piace quando le persone, i tifosi pretendono, perché pretendono da una città che merita, quindi sì, di conseguenza sì, sì, è giusto che noi e i miei compagni portiamo in alto dove deve stare Catania. C'è anche di TV, di musica. Che musica ascolti? Perché voi calciatori spesso ascoltate musica anche per rilassarvi, per caricarvi anche prima di una partita. Che musica ti piace? Prima di una partita mi piace ascoltarmi il latinoamericano. Quindi musica veloce? Sì, musica ritma, con ritmo, con tanto ritmo. Che ma si balla negli spogliatoi? Sempre si balla. Si balla, allora vogliamo entrare negli spogliatoi. Balla sempre negli spogliatoi. Chi è il più bravo? Il più bravo, di grazia balla bene, molto bene. Ah, tu te la cavi? Sì, sì, me la cavo bene. Quindi comunque sei un attento all'abbigliamento. Molto, mi piace. Consigli la tua compagna oppure ti occupi solo di te? Consiglio. Ah, consigli? Sì. Quindi metti bocca sull'abbigliamento della compagna. Sì, e lei mi ascolta. Ah, lei ti ascolta. Come si chiama? La salutiamo? Elena, la salutiamo. Ciao Elena, mandami video di Mirko che balla nello spogliatoio, perché noi vogliamo conoscere i calciatori proprio fuori da quello che è il rettangolo di gioco. Hai detto quanti anni? 21? 21 anni. Però sembri più grande, te lo dicono? Dal modo di ragionare, di parlare. Sì, spesso me lo dicono. Te lo dicono. Il modo mio di ragionare non è di una persona che ha 21 anni. E hai anche un fratello più grande? Due fratelli più grandi. Due fratelli, quindi tre maschi. Sì. Flavio che ha 30 anni, che in questo momento lui è a Rio de Janeiro a divertirsi. La bella vita, ci sta, dai, un bel viaggetto. E il mio fratello Alessio che vive a Londra. Quindi siete tutti sparpagliati. Siamo tutti sparsi e nelle feste cerchiamo di ricongiungerci. Quindi Natale, Natale insieme, siamo stati Capodanno. Insieme, Capodanno siamo stati insieme. Ma loro verranno a trovarti a Catania? Sì, ogni anno loro dove io sono vengono a trovarmi e vengono allo stadio a fare il tifo per me. Cosa vorresti dire a chi ci segue e che magari non ti conosce bene, perché sei qui non da tantissimo tempo, però attraverso questa rubrica stiamo scoprendo un po' più di te, ecco, di venire un po' più allo stadio, di aiutarvi in questo progetto, in questo obiettivo che si chiama Serie B? Sì, ma io tifosi del Catania cosa posso dire? Più di quello che stanno facendo non possono fare, penso, quindi di conseguenza penso che quello che stanno facendo sia una cosa fantastica e a noi ci dà solo la carica giusta di affrontare tutte le partite per vincerle. Oltre il calcio, Mirko, segui altri sport a livello agonistico? Sì, a livello agonistico mi piace guardare il tennis, grandi campioni come Nadal, Federer, comunque che ti danno un'adrenalina in più, dai, diciamo così, mi piace guardare. E invece l'automobilismo, le due ruote? Non sono un amante, però Valentino Rossi penso che sia il mito un po' di diciamo, tutti, dai, è vero. E a proposito di sport, di giochi, perché poi alla fine sono anche dei giochi come il calcio, vorrei chiudere questa intervista in un modo carino, con un gioco, magari ti faccio un regalo o lo fai tu a me, vediamo chi è più bravo. Sei a acchiappare peluche? Ci proviamo? Dai. Ma li portiamo ai cagnolini? Vediamo, che chi si rimangiano. Vediamo chi vince, dai, è una bella lotta. Va bene. Mirko, qui ci sono due macchinette che fanno al caso nostro per concludere questa intervista con questo regalo. E o lo fai tu a me o lo faccio io a te, l'importante è che hai una monetina. Ce l'ho.
changing the setup with a light on my mind. And I'm looking for me a woman, but she's mighty hard to find. No. Cioè, l'ultima chance. Facciamo dai, insieme? Sì. Facciamo insieme, dai. Quale prendiamo? Proviamo ancora l'unicorno? Dai. Un po' più in qua. Dietro? In avanti. Perfetto. Basta. Vai. Te la senti? Dai. Dai, è la volta buona, me lo sento, vai. No. Facciamo una cosa, te lo compro. Va bene. Bene, andiamo, dai, l'importante è il pensiero. Ciao ragazzi. Per oggi è tutto. Piacere Calcio Catania torna tra 7 giorni. Forza Catania! Sempre!